caso. Va bene, e stasera parliamo di un argomento che non è scientifico. Quasi tutti gli argomenti metafisici o parapsicologici non sono scientifici. Anche quando alcune branche della parapsicologia diventano d'uso comune, come l'agopuntura o altre discipline, la moxibustione o altre cose di questo tipo, le addirittura le prescrivono, ma non sono scientifiche, cioè non esiste un background sperimentale basato sul metodo scientifico che possa dimostrare a chi ovviamente ha bisogno di questo tipo di dimostrazione che esistano delle leggi o delle costanti in questo tipo di fenomeni, che sono i fenomeni di sdoppiamento astrale. In realtà però nella storia dell'uomo, cioè ben prima che il pensiero scientifico facesse la sua comparsa, molto prima, ciò nonostante periodi in cui la conoscenza, magari non sotto un profilo strettamente scientifico, ma sotto il profilo della conoscenza e basta, c'era già, quindi non so, basta vedere le mappe planetarie sumere, enumeravano già 10 pianeti, noi siamo arrivati a 9 50 anni fa, cioè quindi ancora noi non ci siamo arrivati al decimo, quindi non si sa bene, ma pensate 100 anni fa noi eravamo bellamente indietro rispetto ai sumeri che avevano il pensiero scientifico, quindi questo è solo per dare una stoccatina alla questione scientifica, che direi che diventa marginale, perché spesso la scienza riconosce un fenomeno solo se prima ne ha l'ha definito dal punto di vista teorico. Se non esiste una teoria che lo possa spiegare, semplicemente quel fenomeno non c'è, secondo la scienza. Questo alcuni, anche scienziati, sono da questa cosa abbastanza impazziti e seccati, perché dicono non è giusto, perché in questo caso la mia mamma, cioè la mamma scienza, dicevo scienziato, divento una mamma deficiente, perché la scienza non dovrebbe, non dovrebbe mai adattarsi, non dovrebbe mai chiedere ai fenomeni di adattarsi a lei, dovrebbe essere lei a spiegare i fenomeni, quindi prima dovrebbe esserci un'osservazione neutra, un'osservazione quanto più diretta possibile ai fenomeni, una presa di coscienza dei fenomeni, e dopo, casomai, tenti di svelarne, individuarne le leggi fondamentali che la possono spiegare alla mente razionale. Questa dovrebbe essere la scienza, ma non viceversa, cioè che un fenomeno, pur essendoci, viene completamente ignorato, come, non so, i reperti archeologici del tipo sapiens, umani, no? Che trovano degli strati geologici che però sono troppo profondi, ovvero in quegli strati geologici trovano tutti i reperti dell'era precedente, quindi ossa di animali o anche umanoidi dell'era precedente. Poi se trovano lì in mezzo a tutte queste cose un cranio sapiens, lo mettono da parte, le vedono, questo non può stare qua, è impossibile, finito il discorso, non può essere in quello strato, perché quello è uno strato che ha 8 milioni di anni, migliaia di anni, non so che cosa. Quindi se ci ho trovato un cranio lì dovrebbe avere la datazione, dovrebbe essere quella dello strato geologico, e invece non è possibile, lo dico, perché quel cranio invece è venuto comparso solo 100.000 anni dopo. Quindi non possono tenerne conto scientificamente e omettono la prova, che c'è parecchia roba nell'archeologia che ha questo tipo di problematica. La datazione del carbonio 14 non dimostra un tubo, perché è troppo vaga, e insomma questo qui è per dire che i fenomeni astrali sono da considerarsi sotto il profilo dell'esperienza personale, dicasi, leggasi, esperienza personale soggettiva, perché ognuno potrebbe, come è, ognuno potrebbe avere una sensazione, un vissuto diverso della stessa esperienza. Anche banalmente, vuol dire vado al bar, vado in questo bar, io però magari sono di sinistra, quindi il bar ha dentro la foto di Che Guevara, mi sento a casa, il mio amico invece è di destra, arriva lì, vede la foto di Che Guevara e dà fastidio. Quindi vivono emotivamente una situazione, una di attrazione, l'altra di repulsione. Quando il giorno dopo parlano con amici, dicono sì, sono andato in bar di merda, dice lui. E l'altro dice no, sono andato in bar della terra simpatica. Quindi hanno lo stesso bar, si è vissuto differente. Allo stesso modo anche i sogni, quindi, per esempio, la moda di cercare di fare un dizionario dei sogni, dove la simbologia del sogno, il cane significa questo, la donna che raccoglie l'erba significa quell'altro, il letto significa quello, l'acqua significa quello,
Sì e no, perché il linguaggio simbolico, già quello tende un pochettino a personalizzarsi. Quello archetipico si può dire che sia un linguaggio universale, ma quello simbolico di immagini è molto personale. Uno tra tutti, se una persona ha paura dei cani e sogna un cane, con tutta probabilità sognerà la minaccia del cane, che il cane rappresenta. Magari qualcosa con cui si deve confrontare, una paura con cui si deve confrontare. Se invece una persona è cresciuta con i cani perché il suo migliore amico è un cane, quando sogna il cane sarà il suo compagno fedele, sarà un amico in arrivo o un buon auspicio. Sono differenti. Lui è lui che ha inserito quel simbolo affinché il sogno gli parlasse. Però il linguaggio simbolico non è così universale. Quindi quando si fanno i dizionari dei sogni, io personalmente li considero una cosa abbastanza superficiale. Forse va bene giusto per giocare all'otto e avere un po' di risultato giocando all'otto. Nell'ambito esoterico invece il sogno diventa qualcosa di più complicato, complesso. Per introdurre l'argomento dovrei fare una definizione di quelle che sono, forse dalla filosofia in poi, state definite come le dimensioni. Dimensioni che, partendo dalla dimensione fisica, che è la terza, ok, la terza dimensione perché abbiamo tre dimensioni. Altezza, larghezza e profondità, cioè lo spazio è definito da queste tre misure. Però già da tempo si era andato a ipotizzare l'idea che se un punto si muove nello spazio crea una linea si muove nello spazio crea un piano si muove nello spazio crea un solido. Se il solido si muove in un iperspazio, cioè una dimensione che noi non riusciamo a concettualizzare, si dovrebbe creare un ipersolido. E questa è la teorizzazione della quarta dimensione. Che già vedete che la testa non afferra. Noi, il nostro senso vita e il nostro modo di concettualizzare le cose è tutto strettamente legato alla terza dimensione. Per questo che quando andiamo a fare un'esperienza in un'altra dimensione, non solo cambia lo scenario in maniera più o meno fantasmagorica, vedremo perché dico fantasmagorico, ma cambia soprattutto la forma mentale, cambia il modo che abbiamo di campionare, interpretare le esperienze che stiamo vivendo. Se dovessimo riportare quel tipo di esperienze con la loro sottigliezza alla mente della terza dimensione che abbiamo abitualmente, non ci starebbero, come non ci sta l'idea di un'iperdimensione per riuscire a immaginare la quarta dimensione. Sopra la quarta c'è la quinta, e se questa è la fisica, questa viene definita come vitale o eterica. E la quinta è chiamata la dimensione astrale. Sopra, vabbè, ci sarebbe la sesta, che è la causale, lo cito anche perché magari poi vi faccio riferimento a questa cosa. La quinta dimensione, se la terza viene considerata la dimensione prettamente relazionata con la materialità, cioè anche con il corpo fisico materiale, la quarta dimensione è collegata al concetto di energia, quindi viene considerata vitale, viene chiamata dimensione vitale, perché è considerata anche la dimensione delle energie. Ma è un po' come dire, noi in questo momento non ci vuole molto immaginare che se quella sensazione di calore, un po' che frigge, che sfrigola dentro di noi, quella sensazione che noi possiamo sperimentare con l'auto, osservazione, con la propria percezione, in questo momento, in qualunque momento, ci possiamo rendere conto che noi siamo gonfi di vita, gonfi di energia. Non ci vuole molto, con un utilismo semplice, immaginare per un attimo che tutta questa massa fisica, questo veicolo, si trovasse senza l'energia dentro che lo tiene gonfia. Si smoscerebbe come un sacco morto. È quello che succede chiaramente quando parcheggiamo il veicolo fisico. Sia quando dormiamo, sia nel post mortem. Quello che succede è che il veicolo vitale si stacca dal veicolo fisico si spegne come una macchina che stacca la corrente. Tu immaginate un corpo cibernetico dove ci sono migliaia di circuiti, tutti elettronici, tutti attraversati da corrente. Ma che sia tanto differente da un corpo? Un corpo è costantemente attraversato da biocorrente, costantemente, in una quantità molto elevata. Noi produciamo costantemente biocorrente, siamo costantemente con flussi di dati elettrici che si spostano in tutte le direzioni.
Quindi siamo a tutti gli effetti delle macchine, sotto questo profilo, sofisticatissime e super complicate, dove non soltanto scorrono energie di tipo elettrico, per cui si può dire il campo della gravitazione, ma esistono anche energie più sottili. Energie più sottili che quello, dicevo, la scienza non ne considera, nella, per esempio, medicina tradizionale, sia cinese che tibetana, nei testi vedici, in tutta la tradizione yogica, se vogliamo, in generale. Voi avete sentito sicuramente parlare delle nadi, delle mappe, dei canali eterici, dell'anatomia occulta e tutti questi discorsi che si relazionano con la presenza di delle ragnatele sofisticate di vene eteriche, cioè vene che sono canali che trasportano energie e non sono energie elettromagnetiche. Lo dico perché oggi nella New Age si sta veramente un po' pisciando fuori dalla data. Parlare di energia, per esempio, è facile, ma un'energia, beh, è un'energia. È un'energia a un'onda, molto bene, carino. Quindi lunghezza d'onda, ampiezza, tutte le caratteristiche dell'onda. Ma qua, questo asse qui, come si chiama? T. A tempo. Ma se nella quarta dimensione non c'è il tempo, come cazzo faccio a considerare questo tipo di energia, un'energia di questa forma? Non è così l'energia. È un'energia che sicuramente in qualche modo non considera più il tempo. Mi posso andare a fare, non so, l'abbozzo mentale di dire la frequenza supera la velocità della luce e guarda che ci crea un quadro, trascendo il tempo, è superluminale, è un'energia superluminale. Ma non è neanche detto, perché ne hanno fatti gli esperimenti in questo senso, non va in astrale. Quindi abbiamo molta strada da fare per comprendere o misurare scientificamente questo tipo di cose. Anche gli esperimenti con la camera Kirlian, anche più avanzati, ci sono altre macchine che riescono a fotografare cose che sembra l'aura, ma allo stesso tempo sono loro stessi che dicono stiamo tentando di capire se quello che fotografiamo è l'aura, perché ancora non l'abbiamo capito. C'è qualcosa che interagisce con l'oggetto a seconda di come sta l'oggetto, se è morto, se è vivo, ma non coincide per esempio con l'osservazione che fanno alcuni veggenti. I veggenti vedono aura, gli fanno la foto con questi apparecchi e la foto è diversa da quello che vede il veggente, quindi dice ma allora non è l'aura, che cos'è che stiamo trattando? Oh, sono molto lontani. Questo appunto per dire che dal momento che stiamo parlando di dimensioni sottili, mentre il tibetano antico non si faceva tanto il problema di dover incastrare questo tipo di esperienze all'interno di un dogma scientifico, oggi invece se la fanno e quindi bellamente questo tipo di argomentazioni, nonostante il transito hippie degli anni 60 dove parecchi scienziati si erano buttati un po' in questo tipo di argomenti, compresi i governi, no? Facendo i loro esperimenti militari con i veggenti, però sembra tutto un pochino andato nella bolla di sapore, ma nessuno ha sentito più niente di questa cosa, cioè non è emerso vent'anni dopo qualche tipo di testo universitario scientifico che poi veniva accettato nelle facoltà di psicologia dove parlavano di sviluppamento astrale. No. L'ipnosi stessa, così così, assume una caratteristica che assomiglia a una scienza quando si parla di programmazione neurolinguistica, ma lì, molto limitata, no? Questo voglio dire, però dai, il mio altro ipnosi finisce prima, ho fatto così. Comunque, per capire cos'è l'astrale, dovremmo arrivare qua. E tutto questo discorso è un po' per introdurre la testa a una forma di ragionamento che non deve essere molto razionale, anche perché la forma mentale razionale, se vogliamo avere un'esperienza astrale, ci blocca un pochino. Cioè proprio nel momento in cui vogliamo portare la nostra consapevolezza in un mondo dove le leggi sono diversissime da quelle che abbiamo nella terza dimensione, se vogliamo andare là non possiamo portarci dietro la testa, perché la testa l'abbiamo fatta qua. Quindi quello che ci dobbiamo portare dietro è una maniera di osservare, cioè l'osservatore dobbiamo portarsi dietro, ma non tutta la forma identificata in cui siamo normalmente. Il senso del sé, per come lo sperimentiamo qui, lo posso anche scrivere, il senso del sé nella terza dimensione è diverso dal senso del sé che noi avremo qui. Nel momento in cui fai delle esperienze astrali, sei a tutti gli effetti un'altra cosa. Non dico neanche un'altra persona, sei un'altra cosa. E sono tanto più interessanti le esperienze quanto più noi ci lasciamo la libertà di essere qualsiasi cosa. La parte vitale è anche. La parte vitale è qualcosa che in realtà ha un funzionamento suo che se ne va.
Perché quando tu parcheggi il tuo corpicino fisico qui, sul letto, guarda, qui ci siamo sempre, un pezzo, anche così, un pochettino, vabbè. Questo qua, quando si sdoppia, lascia il corpo fisico qua, e il corpo vitale se ne va, e il corpo astrale se ne va qui. E mi va a diventare un fantasma astrale che se ne va via. Il corpo vitale non rimane esattamente nel corpo fisico, ma sembra che vada fuori parte. Sembra, dico perché non è l'argomento della questione, e soprattutto è un po' campato in aria come cosa. Però nelle descrizioni che fanno, durante il sonno, il corpo vitale semplicemente va a ricaricarsi in una posizione che è, una posizione che è collegata a questo. È collegata a quello che dicevo prima del superluminale, cioè sostanzialmente l'ipotesi dell'energia del punto zero che è stata formulata, perché ha zero tempo, infinita energia, questa era una forma quasi intuitiva che, se non sbaglio, diceva Tesla, cioè eliminando il tempo la frequenza è infinita e infinita energia, vuol dire che c'è energia in quantità infinita. Prendiamo un altro discorso, perché noi abbiamo come una quantizzazione nel modo di procedere della realtà e non riusciamo a fermarci. Lì ci ricorda, per esempio, che in tutte le porte magiche, dalla meditazione alla visualizzazione, se voglio fare una pratica per andare a vedere un mio trauma passato, voglio fare effettivo, voglio fare birding, queste pratiche che tendono a far riprogrammarsi, devi cercare una porta dove passare, una porta dove entrare e andare nel tuo passato a tempo zero, perché non è che una cosa per tutte cammini, no? Quindi che fai? Ti fermi, parcheggi il corpo fisico, lo rilassi, il corpo vitale a quel punto, perché il corpo vitale dà un po' l'agitazione come sensazione, si identifica con l'agitazione, quindi il corpo fisico lo appoggi, sei comodo, sì. Il corpo vitale lo rilassi, col respiro aiuti molto. Poi devi rilassare il corpo emozionale e il corpo mentale, vuol dire che devi iniziare a non avere più preoccupazioni o ansie o qualsiasi tipo di emozioni che sta permeando in quel momento, e poi devo far sì che i miei pensieri pian piano si svuotino e abbia un cielo azzurro e non un cielo tempestoso, mondo dell'aria, mondo dei pensieri. Per fare questo normalmente si fa un rilassamento, quindi su tutti questi quattro piani, fisico, vitale, emozionale e mentale, mi vado a fare un rilassamento. Si usano tecniche, si usano tutti quello che vi pare. Una volta che ho fatto questo rilassamento, ma quello che ho concretizzato alla fine è una specie di viaggio in questa direzione. Mentre mi rilasso, io è come se parcheggiassi il corpo fisico e me lo dimentico. Perché se non so chi ha provato a fare un rilassamento profondo, ma il rilassamento profondo, una delle prime sensazioni che a un certo momento raggiungi è che non senti più il corpo. L'hai un po' dimenticato. Quindi, un po' alla volta, poi non ti dimentichi anche le sensazioni. Fastidio, caldo, freddo, non ci pensi più, cioè non sono più un tuo problema, vuol dire che hai abbandonato anche il corpo vitale. Quando sei riuscito a rilassare le tue emozioni, il futuro non ti preoccupa più. Quello che è successo ieri è successo ieri, non te ne frega più un cavolo perché non c'è ieri adesso, quindi sono solo nell'adesso e non hai più paura, non hai più preoccupazioni, hai rilassato le tue emozioni, hai lasciato anche il corpo astrale, cioè l'idea è che stai tentando di salire o scendere nell'inconscio, perché se vai a vedere sotto il profilo della psicologia, tu stai tentando di andare nell'inconscio, dove sono i ricordi profondi, a modificare un ricordo o un'esperienza che hai fatto che ti è rimasta lì come un'impronta e che adesso non ti fa vivere bene. Quindi vuoi andare a modificare, così oggi puoi tornare a vivere felice. Questa discesa è anche una salita, per questo che dico che esiste una relazione di tipo energetico fra noi, le nostre sensazioni, il nostro corpo, la nostra energia, le nostre emozioni, con l'inconscio e con la frequenza di questo tipo di dimensioni. E per arrivare in astrale devo abbandonare cose, lasciarle, dimenticarle, devo andare a cercare l'energia del punto zero, che, per esempio, appunto dicevamo prima, a livello vitale mi ricarica, come se mettessi in carica il cellulare, mi ricarica il corpo eterico. Voi provate a non dormire, uno dei miracoli più incredibili che ci sono e che viene chiaramente sempre con i nostri occhi è perché siamo stanchi. E poi, che succede che quando ci svegliamo la mattina non siamo più stanchi? Che è successo? È incredibile. Sono andato lì, mi sono fermato un attimo, avevo gli occhi e sono stupendo.
Cioè, ero stanco. Da dove, cioè, chi mi ha caricato? Chi mi ha dato l'energia? Non è che non ho mangiato, non ho assunto cose da fuori, ho respirato come respiro di giorno. Cos'è successo? Solo un cambio dimensionale. Non c'è assolutamente nessun'altra spiegazione scientifica. È un cambio di fase. Cambio di dimensione. Cosa? Corpo fisico no, perché stai, l'ho visto, parte a me. Qualcosa che non è visibile, quindi è il corpo delle energie che in qualche modo si basa in automatico, secondo un qualche tipo di magistrale segreto della natura, si aggancia e si ricarica, per trovare anche gli animali. È una cosa automatica, fa parte di questa realtà, questo ciclo. Ma fa parte anche di questa realtà la gestione del nostro corpo emotivo, che è il corpo astrale. Ovvero, in automatico, noi che facciamo quando andiamo a dormire? Dormire, sabbiocca il corpo fisico, bene, il corpo vitale si attacca alla spina. E le nostre emozioni, i nostri pensieri, perché nella quinta c'è anche il mentale. Quindi, emozioni e pensieri. Emo e non tutti, ma pensieri. Quindi, nel momento in cui vado alla quinta dimensione, qui devo immaginarmi che deve in qualche modo esprimersi tutto quel blu che è la chiacchiera mentale, quella che sappiamo benissimo che di giorno ce l'abbiamo sempre in testa, quella cosa che parla sempre, quel sono io, ma anche no, perché se da dove ti dico stai zitto, questo parla lo stesso, quindi non sono io. Sì, ma io ci posso l'interruttore? Sì, non c'è un caso, la botta in testa e continua a parlare, ah, yeah, ma domani, c'è niente da fare. L'unica cosa è, sono stanco, e tabbiocchi. E quella chiacchiera mentale che diventa sogno, diventa sogno. Cioè proprio quello che è il nostro trascorso mentale, che è collegato ai nostri umori, per cui durante la giornata la mia chiacchiera mentale non è che sta di farla e intanto io mi faccio le mie cose. No, tutto quello che pensa lei mi fa stare bene o male a me. Quindi se è andato un momento, mi ricordo, cos'era stamattina? Non ho più il senso del tempo, ti piace. Però mi pare stamattina, ho fatto un incidente due giorni fa, mi è venuto addosso uno. Simpatico ragazzo, tranquillo, persona alla mano, mi sembra una bella persona, si è reso conto che insomma non mi ha visto, mi è venuto addosso mentre uscivo dal parcheggio. Facciamo una constatazione amichevole, mandiamo una constatazione all'assicurazione, l'assicurazione dice che da quello che c'è scritto sulla constatazione è tutto torto mio. Non mi piace tanto che sia tutto torto mio, perché io in fin dei conti uscivo piano e guardavo questo arriva e qui, perché era ritratto e mi viene addosso. Ma dopo avete scritto questo, l'ho ricontattato per chiedergli se mi faceva una dichiarazione aggiuntiva e mi diceva quello che mi ha detto a voce. All'inizio mi ha detto sì, ma poi ha chiesto al suo datore di lavoro, che era proprietario della macchina, e il datore di lavoro gli ha detto, te non fai un cazzo. E lui ha detto, obbedisco, paura, chiaramente la maggioranza delle persone dicono di questo, e non l'ha fatta sta cosa. Va bene tutto, io adesso vedo che mi aumenta la cassa bonus malus e non riesco a giustarmi la macchina. Ma per dire che ci sono dimensioni come quella emotiva che sono presenti. Quando mi ha chiamato e dal suo tono di voce e adesso già quando ha detto ciao, okay, mi sta per dare una notizia di merda perché si sentiva dal tono di voce. Mi ha detto di darsi un po' di critica per non andare oltre i suoi principi, che aveva deciso di essere una brava persona, però fa sta cosa un po' da stronzi. Allora me l'ha detto, ma guarda, ho chiesto il mio capo, mi ha detto che no, che non ti posso fare niente, quindi mi dispiace. Va bene, dopo che ho attaccato dentro di me mi sono girato un po' le palle, vedevo pensieri, sensazioni, un po' di preoccupazioni, tutta questa roba la vedevo, mi sembrava che fosse tutto a posto, ma dopo una mezz'oretta io effettivamente mi stavo muovendo per casa nervoso, mi fermo un attimo, riguardo e era ancora quello, cioè questo stato al momento è una bolla apparente ma poi tende a sedimentare sul piano dell'umore, perché non è più un'emozione ma diventa un umore. L'umore, per chi non lo sa o non riesce a magari a intuire che voglio dire, l'umore è il terreno su cui crescono i vari tipi di emozioni. Il terreno. Quindi se sono di umore collerico, è comunque un tono emozionale di fondo, e sono più suscettibile a incazzarmi. Se sono, o anche a sperimentare emozioni tipo l'invidia o altre cose, si basano su un determinato tipo di terreno. Se sono depresso, per esempio, tendo facilmente all'autocommiserazione, o alla commozione, o ad altri tipi di emozioni che posso sperimentare, ma non la rabbia. Perché sono un po' in antitesi, si passa da una all'altra. Ecco, se uno è depresso, se vuole, tu se non ce l'ho più voglia di essere depresso, mi incazzo.
se ti cazzi non sei più depresso. C'è un'alternativa come cosa. Se ti molla il ragazzo, cosa così, ecco la si passa la depressione e cazzatura. Comunque, l'umore, in fondo, quello che avevo io, mi sono reso conto che era quello. L'umore, l'emozione, tutto questo, plasma e disegna il sogno. Incosciente. Noi oggi stiamo tentando di dare un senso, invece, all'idea del sogno cosciente. Ok, poi, se volete, vi faccio lo scritto. Che è un po' introduttivo. Il sogno cosciente è sempre stato oggetto di tutte le scuole iniziatiche, più antiche e più serie, che aggiungerei. Cioè, quando la scuola iniziatica tendeva ad andare alla profondità della persona, spesso usava il sogno come un luogo dove esplorare se stessi. Uno poteva esplorare se stessi nel sogno. Ma non sotto un aspetto solamente freudiano, del tipo le mie complessi che rivedo in sogno, che può avere anche il suo senso su certi aspetti, quanto proprio come un mondo di esperienza a parte, non meno vero del mondo fisico. Anzi, in alcune popolazioni è più vero il mondo del sogno. Più chiaro, sono popolazioni che hanno un senso della vita molto più spirituale di noi. Quindi chiaramente per loro quel mondo dove le esperienze spirituali sono più vivide è più vero del nostro, dove le esperienze spirituali sono difficoltose e sempre sussurrate nel mondo fisico. Invece nel mondo del sogno riescono a diventare quasi materiali le esperienze mistiche. Allora giustamente loro che tendevano da quella parte dicono il mondo astrale è più vero. Invece dal punto di vista nostro, dire che il mondo astrale è più vero ci suona strano, perché dicono no, qua invece io tutte queste cose che mi piacciono le posso comprare e vendere, se metto una cosa da parte domani me la ritrovo, cioè queste cose che in astrale è così. Quindi lo vediamo un pochino all'opposto. Fatto sta che comunque vengono sempre messi in relazione tra di loro, come se fossero due cose assieme, con tutte queste dimensioni che avevo disegnato, fossero delle cose che si muovono un po' assieme. Delle dimensioni si definiscono, si dice, che sono diverse condensazioni dell'energia, è sempre l'energia madre, la prana, che si diventa vari tipi di elementi sempre più densi, e va anche alla realtà. Questi ci sono molti testi antichi che descrivono belli, esotici, tipo Aurora, Dattva, eccetera, eccetera. Però la sostanza è che la materia è sempre la stessa a diverse densità, o diverse frequenze, se volete dire, sempre nel senso che dopo l'ambiente dell'energia, perché dopo li sbagliamo. Però diverse frequenze, diverse fasi, l'energia è più sottile nelle dimensioni sottili, come la sesta, che è la dimensione causale, che si corrisponde all'idea dei cieli cattolici cristiani, alla dimensione astrale, che è la dimensione delle emozioni e dei pensieri, e alla dimensione vitale, la dimensione fisica, sempre più densa. Tutte queste dimensioni si compenetrano una nell'altra senza confondersi, senza mescolarsi. Questa è la definizione, si compenetrano senza confondersi. Vuol dire che, se arriviamo velocemente, qua, adesso, non siamo nel fisico e non nell'astrale, siamo in tutte le dimensioni. È come pensare che in questo momento, in questa stanza, ci sono diffusi sulle onde radio tutti i canali radio. Non soltanto RTL o altri, o no, o 105, ci sono tutti i canali radio, però io ne posso sentire uno. Cambio la sintonia e mi metto sulla radio Marconi, che non so se si sente qui. Metto sulla radio Marconi, oppure mi sposto su un'altra dimensione, su un altro canale. La stessa idea è quella delle dimensioni, quindi si compenetrano senza confondersi, sono sempre qui. Ed è, siamo noi, la nostra coscienza se volete, che si sposta come percezione, come esperienza, da una dimensione a un'altra dimensione. Nel caso del sogno, quello che succede è che la nostra coscienza passa dalla terza dimensione alla quinta. La quarta non viene considerata una dimensione esperienziale. Anche perché nelle pratiche che ci sono per andare nella quarta dimensione, chi fa questo tipo di viaggi descrive la quarta dimensione come un'esperienza molto simile a quella fisica. Cioè, sono gli esempi di quei marinai che si disperdono sulle isole che scompaiono, queste cose qui. Ad esempio, il triangolo delle Bermude, tutti dei racconti più o meno mitizzati,
che però descrivono quelle che sono, che Einstein le ipotizzava tranquillamente, la presenza di dei buchi, o Einstein, per dirla tutta, ha immaginato il wormhole, lui ha immaginato che ci fossero i tunnel spaziali. Noi vediamo Star Trek, pensiamo che sia partorito dal regista, l'idea era fantasiosa, l'astronave entra in un tunnel spaziale e esce dall'altra parte della galassia. No, ma è un ponte di Einstein e Rosen, cioè Einstein e Rosen si sono messi lì e hanno definito che è probabile che ci siano dei tunnel spaziali, degli campi di deformazione dello spazio dove una frazione di spazio è in comunicazione con un'altra molto distante. Qui non devi percorrerlo tutto, ma salti da una parte all'altra che è curto. Questo è scienza, voglio dire che nella scienza è andato molto più verso il delirio fantascientifico che non di questi discorsi che stiamo facendo adesso. Non preoccupiamoci di essere troppo astratti. La scienza è già andata più avanti di così, è più complicata. Anche. Quindi se immaginiamo che la dimensione fisica e quella astrale sostanzialmente è fatta di elementi che sono gli stessi, e l'unica cosa che cambia è che la coscienza si sposta come percettore, si sposta a tale dimensione. Quando sogno mi devo riuscire a portare la coscienza nell'astrale, ma quello che succede secondo il software normale che abbiamo tutti è che noi perdiamo coscienza quando ci addormentiamo. Le scuole iniziatiche vedono che esiste una relazione tra il perdere coscienza quando andiamo nel sogno e il fatto che noi qui da svegli non abbiamo coscienza della mente, dei processi della mente, di quello che succede dentro di noi, delle nostre emozioni. In una parola, non siamo coscienti. Siccome la persona nel fisico è sovrappensiero, non è ubicata nel momento presente, non è consapevole dei propri processi, del proprio corpo, di che cosa sta provando, di che emozioni ha, che pensieri stanno passando nella testa, eccetera, non vede tutte queste cose, allora non vede i sogni. Perché se lui fosse consapevole qui e ora di quello che sta succedendo, e lui nella sua vita fosse una persona che è così, quando va a dormire, va nel sogno, il suo sogno sarebbe lucido. Perché lui vede quel tipo di cose, che sono la sostanza del sogno. Se lui qua vede già da sveglio la sostanza del sogno dentro di lui, quando va in sogno semplicemente vive in una dimensione più lucida, più vivida. Questa è, diciamo, la teoria di massima. Da questo sono state fatte nel passato, ma molto, tipo nel buddismo Bon, per esempio, che è una parte delle cose che mi piacerebbe raccontarvi stasera, invece di andare, ecco, a parlarvi del documento astrale con un approccio contemporaneo che può essere quello di Bullman o di Monroe o altri, che ci sono un sacco di libri che ho portato su Facebook, poi scaricato, eccetera. Ci sono un sacco di testi raggiungibili con parecchie pratiche, io conosco tanta gente che ha fatto quelle pratiche, io ne ho fatte parecchie, alcune devo dire non mi hanno nessun effetto, altre sono abbastanza interessanti, è molto soggettiva la risposta che può darvi individualmente come risultato. Invece so che una cosa che in questo tipo di approccio non viene considerata molto, se non in una forma un po' romanzata, e la grande influenza che ha sulla sfera della psiche, come è il sviluppo interiore. Cosa che per esempio nel buddismo Bon è una via di autorealizzazione. Lo yoga del sogno è una via di autorealizzazione. Usano le pratiche di yoga del sogno per imparare a passare dal livello di sogno normale, che loro chiamano sogno samsarico. Quando il sogno di che vi dicevo, dove la persona comune è solo a pensiero, cammina per la strada pensando, ma cazzo, dove arrivare prima di quell'ora lì, ma chi sei tu, ma non lo so, cioè è una reazione automatica, è tutto automatico, una macchina, un uomo comune. La persona che magari è un po' più attenta, più sveglia, inizia a avere esperienze strane, ogni tanto è come se si fermasse nella sua vita a chiedersi che senso ha, per esempio, una domanda tra tanto. Una domanda tanto applicabile a un sacco di cose. Una persona di quel tipo già inizia a avere un mondo onirico, un mondo interiore un po' differente. Quindi il sogno samsarico si trasforma con la pratica di consapevolezza che si fa il giorno, fisico, giorno, ma posso fare anche il sole e ovviamente la luna e
dal sogno samsarico si passa al sogno della chiarezza. Questo sempre secondo gli orari del sogno Bono. Al sogno della chiarezza. Dal sogno della chiarezza, sempre con la pratica, si passa a quello che chiamano il sogno della chiara luce. Tutto questo soltanto imparando a diventare più svegli qui, perché secondo loro non c'è differenza tra il meccanismo di creazione della realtà e il meccanismo di creazione del sogno. Cioè, secondo il monaco Bon tibetano, buddista, la realtà è un sogno. Questo è un sogno più denso. Ma funziona esattamente allo stesso modo. Quindi, sapendo che funziona allo stesso modo, loro applicano le stesse dinamiche del sogno alla realtà, adesso un po' ne parliamo, per imparare a evocare uno stato di lucidità incrementata nel mondo del sogno, dentro il quale progressivamente impari a interagire con questa dimensione della quale non hai molta esperienza, quindi devi considerarti un beginner totale, un principiante assoluto di questo posto che non sai un cavolo, di come funziona, sai come camminare quando sei sveglio. Prima volta ti svegli e non sai come camminare. Fai. Non sai come muovere il corpo, perché non c'è il corpo, lì. Non ce l'hai in realtà. Te lo stai immaginando. È una proiezione della mente, il tuo corpo. Ti immagini un corpo, e però non sai neanche come fare a muoverlo. Quindi diciamo che è a testone, c'è chi passa un sacco di tempo, dopo che ha imparato un pochino a svegliarsi, con il corpo, e con il corpo fa un sacco di cose. Impara a camminare, poi impara a volare, poi gira su se stesso, svolata, salta, passa attraverso i buchi, fa tutte queste cose sempre col corpo. Altri che invece quasi sin da subito si liberano dal corpo, iniziano a diventare qualcosa di incorporeo, che fluttua, scompare qui, compare là. Dipende molto dalla persona, dalla sua predisposizione, com'è, no? I Bon però sanno appunto che il meccanismo è il medesimo e quindi si concentrano molto sull'atteggiamento che abbiamo noi nei confronti della realtà durante il giorno, affinché questo cambiamento che è avvenuto dentro di noi di atteggiamento si rifletta sul nostro normale stato onirico, affinché diventi più lucido, e funziona abbastanza facilmente. Quello che nell'OBE classica chiamano i test onirici. Il test onirico è che in qualunque momento della giornata, più volte durante la giornata, la persona effettua un controllo di realtà. Cioè controlla se questa è vera o è un sogno. Non sono per quello. È un sogno, così. Infatti, perché per esempio nella dimensione astrale ci sono delle leggi che sembrano essere difficili da emulare con la mente. Cioè io faccio finta di avere il corpo, perché quando sono nel sogno non so di sognare, nella maggioranza dei casi io sogno di essere sveglio, faccio cose e anche se parlo con un elefante rosa non mi rendo conto che sto parlando con un elefante rosa e continuo a cazzato col capo ufficio, hai visto il capo ufficio all'elefante rosa, e poi continuo e poi vedo la mattina e dici strano, c'è l'elefante rosa, però siccome siamo molto svegli allora non ci rendiamo conto di questa cosa. In quella condizione noi possiamo fare un test onirico, ovviamente con le elefante rosa è facile, ma dico questo un po' per scherzo, ma anche perché capita di più a chi sta facendo un determinato tipo di lavoro su di sé, capita che nella sua vita iniziano a verificarsi alcune anomalie, coincidenze un po' troppo eccessive, tipo passa una macchina gialla con un bollino, ti giri un attimo, ne passa una nel verso opposto, dici non ho mai visto una macchina gialla con un bollino, vita mia, adesso 5 minuti sono passate due, strano. Statisticamente è possibile. Faccio un test onirico perché ci sono degli attivatori, cioè situazioni grottesche, anche se sembrano stupidaggini. Una persona che ti ricorda tantissimo tuo zio, tanto che per un attimo rimani un po' intontito, no? Uguale. Test onirico, ci sto sognando. È facile, basta che usi circostanze un po' particolari della tua vita, a fantasia, e ti fai questi test onirici che sono nella maggioranza dei casi la verifica della plasticità e la verifica della gravità, che sono le due leggi più difficili da emulare, perché noi in astrale sogniamo di camminare, però se tu dici sto sognando e fai un salto, questa che è ricaduta non riesci a rifarla così bene, la fai tutta un po' strana, oppure non la fai proprio, salti e rimani un po' fluttuando lì così. In quel momento chiaramente la coscienza bing,
shock incosciente, che ti accorgi, fai un bolt, fai un salto e ti accorgi che stai sognando. Risveglio il sogno e sperimenti un sogno incosciente, di solito non dura tanto, ti vedi un flashone e ti svegli. Questo è il giorno. No, questo, ma questo è un test che fai un giorno affinché poi di notte ti lo fai anche quando sogni. Se quando sogni non sai di stai sognando, no? Quindi l'idea è che te lo faccio di giorno, poi di notte continuerò a fare il test onirico, già anche mentre sto sognando, ma lì mi accorgo che sogno. Quindi adesso ho fatto il test onirico, ma sono ricaduto normale, quindi dico no, effettivamente siamo qui veramente nella dimensione fisica, questa è la mia constatazione. Però io, se lo faccio più volte durante il giorno questa cosa, verifico se sto sognando. Sarà una domanda scema. Cioè, sapendo, se noi siamo sicuri che tutte le volte che dormiamo, nei sogni, noi come dei barbaloni pensiamo di essere svegli. Uno non può essere un po' impazzito da questa cosa, è soltanto per questo motivo, per un testo lirico ogni tanto. Può farlo, non è che se ne sente un casino, no? Può farlo. Sognando. Ecco, questi testi lirici sono fatti in questo modo. Fai salti. Che li puoi fare sia mentre sei sveglio qui che mentre dormi, lo fai anche quando dormi, lo fai qui, lo fai lì, lo fai lì. Sì, quando dormi chiaramente e lo fai nel sogno e ti accorgi che svolazzi. Quindi ci piace. E poi ti svegli, manca poco che ti svegli. La tecnica esatta. Sì, ci vuole questa tecnica. Qualche volta nel sogno mi è capitato di mettermi a o a cadere in eterno, nel senso caldo e non so come il movimento di scivolo. Mettermi a volare, in quel caso lì in passato mi è capitato di pensare, non cacchio sto sognando, ho detto figo, non sapevo di poterlo fare. Sono super me. Più bello della strada non è che si vola, cioè è poco. Quella è strana, quella è dovuta a un problema che abbiamo nel corpo astrale. C'è stato un periodo dopo sono precipitato, non nel sogno, sono precipitato come esperienza, perché dopo che ho fatto una fatica della Madonna. Mi è successa una cosa nel sogno, mi sono depresso e per una vita non ho avuto più esperienze. Per quel motivo lì, che più intanto non ti altri. Poi i maestri descrivono l'astrale come l'astrale superiore e l'astrale inferiore. L'astrale inferiore è collegato a tutte le circostanze tipiche dei sogni sansarici, quindi con tutte le paranoie, le paure, le angosce, quindi c'è pieno di mostri, demoni, scene tipo la scivo o qualsiasi altra cosa che sono i desideri tipici delle persone, legati sostanzialmente sette peccati capitali che racchiudono il piacere così come lo concettualizziamo noi, ma no? Quindi tutto quel caleidoscopio delle emozioni, siccome il mondo astrale è un mondo fatto di emozioni, le emozioni dell'essere umano normalmente orbitano attorno a questi sette cosi e quindi l'astrale inferiore è fatto in quel modo. E pieno di questa roba, alcune cose anche magari belle dal punto di vista comune, che figata questa cosa, ma è legata un pochino a queste cose emotive. L'astrale superiore invece è un mondo esperienziale molto particolare che coincide nella descrizione con il mondo dove vai quando inizia a fare i sogni della chiarezza, che ha a che fare, se vuoi, anche con una specie di purificazione previa che deve aver fatto alla tua parte sottile, cioè alle tue emozioni, ai tuoi pensieri. Quindi la persona che inizia a fare un lavoro su di sé inizia a essere più leggero nell'astrale, è come se potesse accedere, fosse più leggero, e accedere a cose un pochino più elevate. Dalla strada superiore i maestri dicono anche che è il livello da cui puoi andare negli altri pianeti, perché l'astrale è una dimensione dove tu puoi viaggiare tra i pianeti. Quindi se tu vuoi fare il viaggiatore del cosmo, te ne vai in giro in astrale. Mentre io personalmente, tranne una cosa che non era molto chiara, non sono mai riuscito ad andare in un altro pianeta in astrale. Quindi non è così semplice, almeno per me non lo è. Così però dicono. Dicono che il corpo astrale in realtà è un veicolo planetario, addirittura alcuni affermano, ma questo è il fatto, non lo so, da vedere, che il corpo astrale nello spazio profondo viene visto come una specie di globo di luce, cioè che la persona che da qua si sdoppia il corpo astrale, se ne vuole andare a vedere Saturno, quando viaggia per lo spazio è visto in quel modo lì, e quindi se lo vedono con il radar dico un UFO, e invece senti che no. Ah, ma il cappello! Sì, che tipo Superman, cos'è un UFO? E questa è la questione. Il sogno della chiara luce è collegato a un'idea ancora più sublime della persona, del livello del praticante, perché la parola chiara luce riguarda il mondo neutro al di là della dualità, che è un po' legato al concetto di vacuità o vuoto,
del buddismo. Il buddismo sostiene che tutto è compreso in qualche modo nella mente e che la vera natura della mente in realtà è pura luce, chiara luce, e che quando vai al di là delle concettualizzazioni dualistiche, quando si fa un po' quella che potrebbe essere definita la sintesi degli opposti e ci si accorda alla forza neutra, da quella posizione la persona sperimenta la coscienza espansa, una specie di illuminazione, chiamarla in questo modo, quindi sperimenta quello che è il tutto, la verità, il vuoto che tutto contiene. Che tutti i buddhisti vanno in quella direzione lì, quindi anche nello yoga del sogno vanno verso la chiesa del sogno della chiara luce, che è l'esperienza della vacuità, secondo il Bodhi, che però non è il buddismo di Sakyamuni. Sakyamuni è Buddha Siddhartha, non è quel buddismo, il buddismo Bodhi, il buddismo è un buddismo più antico, legato anche un po' a tradizioni sciamaniche di Vedanta. Per entrare nel merito dello yoga del sogno, che è una maniera di approcciare lo sviluppo astrale, che poi contiene moltissime pratiche uguali ad altre scuole di tutt'altra provenienza, che però sostanzialmente dicono lo stesso. Una delle cose che spiegano bene è che, come dicevamo prima, noi abbiamo delle navi, oltre ad avere le vene dove scorre il sangue, il circolo linfatico dove scorre la linfa, e delle navi grossolane, che sono massimamente quelle compresse nella compressione, nella ricostruzione auricolare o plantare, quelle navi lì, secondo questi testi tibetani, sono contengono del prana lung, del prana grossolano. Mi pare che chiamino, no, prana grossolano. Invece il prana più sottile, che è collegato alla questione del sogno, cioè che sarebbe il prana astrale, se il prana grossolano è quello del corpo vitale, noi ci interessa il prana del corpo astrale, che è più sottile. Allora, il prana più sottile scorre tra 386 nadi, che però vanno tutte capo ai due canali centrali. Ai due canali centrali, e in particolare al canale centrale. I due canali centrali sono, secondo il buddismo Bodhi, uno buono e uno cattivo. Quindi, uno buono, che è quello rosso, è quello dove scorre il lungo, il prana buono, che è il prana morbido. Il prana morbido passa dal rosso, morbido, mentre il prana ruvido passa dal bianco. I maschi e le femmine hanno le navi invertite, quindi l'uomo ha il rosso a sinistra, la donna ha il rosso a destra, il rosso buono, bianco cattivo in questa discussione. Quindi quando noi andiamo a prepararci alla pratica, la posizione che prendiamo determina anche quali navi comprimiamo e quali invece espandiamo. Se comprimiamo quella del nostro prana morbido e lasciamo libera solo quella del prana ruvido, è più facile l'insorgenza di sogni che ci portino in mondi che i tibetani definiscono più bassi. Loro fanno tutta una differenziazione tra vari tipi di mondi, dagli dei agli spiriti famelici, con tutte le cose che ci sono in mezzo, semidei, uomini, animali, non so, 6 o 7. Non considero molto importante, in ogni caso sono livelli dal più sublime al più grossolano, ma che sono legati al tipo di sogno che facciamo. Quindi se noi facciamo un sogno nel mondo degli spiriti famelici, sarà un sogno dove ci manca qualcosa, ci angosciamo, ci piace, ci esaltiamo, ma a quel livello grossolano lì. Ed è collegato al fluire del prana rubido, prana che è una sostanza energetica molto sottile legata al livello astrale, abbiamo detto, questo tipo di prana sottile. Allora, nella pratica dello yoga del sogno è consigliabile assumere la posizione del leone, che è assieme a sé, per le coppie omosessuali non in riguardo. Però l'idea è che comunque noi riusciamo ad ottenere un risultato migliore se attiviamo il prana morbido, che è nel canale rosso. Per cui dobbiamo soltanto ricordarci, se volete mnemonicamente, che l'uomo
come fanno a fare un'acqua? E l'uomo ha la rossa sinistra. Quindi nell'uomo coincide, voi dite questa cosa, nell'uomo coincide cosa? Il rosso cosa? Con la sinistra, quindi è come un partito politico. La politica, rosso sinistra. E c'è una donna al contrario. Se vi ricordate questo, cioè, ha il bianco a sinistra, quindi il rosso è a destra. È come entrare in un bar di fascisti vestito di rosso, sventolando, non so, la base del martello, la politica, vabbè. Non ci sta. L'idea comunque per raggiungere la chiara luce è che noi all'interno dell'esperienza dello yoga del sogno, e sto includendo molto anche l'esperienza diurna, dobbiamo imparare a vivere nel canale centrale, non nei canali bello brutto, perché anche se il prana morbido è quello che è considerato la causa o la sostanza delle emozioni positive, mentre il prana ruvido è considerata la sostanza delle emozioni negative, ciononostante, per il praticante, in entrambi i casi si tratta di emozioni superficiali, cioè di elementi che distolgono la coscienza, mentre l'esperienza della verità o della realtà, che possiamo ricondurre al momento presente come concetto, è quella del canale centrale. Che dormiamo in piedi. Dormi all'impiedi, no, per raggiungere questo dormi all'impiedi, no. Devi stare a centro. Da pendolo, infatti, se ne allontanare. Quello che hai colto. Avete domande? Canale blu. Tutto questo processo lo fanno da svegli per poi imparare a farlo. Questo la pratica inizia sempre da sveglio. Io questo stavo per chiedere, tra l'altro. Cioè, queste, è un allenamento. Queste, infatti, queste pratiche eventualmente potrebbero predisporre in qualche modo ad avere un, chiamiamolo, un controllo nel sogno, una cosa del genere. Perché sì, mi è capitato solo per nei sogni, sì, per piccole situazioni. Ma è facilissimo. Cioè, l'idea è che noi abbiamo accedere al sogno, svegliarci dentro un sogno, la manovra o il movimento che facciamo per fare questo track è molto simile a quello strano movimento che facciamo mentalmente quando riusciamo a evocare un ricordo che pensavo, cioè, che non sapevamo più di ricordare. Cioè, non so se vi è mai capitato che vi arriva alla memoria un evento che veramente dimenticate completamente ed è come se parlasse di un'altra persona quasi, no? Che rimane lì così, c'è come una specie di sforzo, come un protendersi che fa per riuscire a cogliere questo ricordo che sembra sfuggirti mentre lo vai a prendere. Ecco, quel tipo di sensazione è uno sforzo che assomiglia allo sforzo che devi fare per svegliarti nel sogno, perché in realtà non devi fare nulla, te ne accorgi quando ti svegli. Nel momento che ti svegli il sogno, dici, che cazzo ho fatto per svegliarmi? Cioè, non sai che non te ne rendi conto? Cioè, se non sono svegliato, com'è successo? Mi è capitato una notte che in maniera maniacale mi continuavo a addormentare e svegliare per capire che cazzo succedeva. Cioè, volevo capire qual era la differenza, la distanza. Dopo che l'ho fatto un po' di volte, ero tutto esaltato perché avevo capito. Ma ecco com'è, che funziona, è facile, così. Sono dimenticato. Non è rimasta traccia di tutta quell'esperienza che sono stato lì a ripassarmi avanti e indietro. Non funziona. Il mondo del sogno è così. È tutto paradossale. Quindi tutte le volte che mi dicono, si fa così, è così, è così. Se vi va, credeteci, ma in maniera pragmatica, cioè voi sappiate, per esempio, che ciò di cui siete convinti è, e nel sogno è ancora di più così. Quindi se voi siete convinti di ricordarvi, a me vi basta leggere una volta una pagina e me la ricordo, se voi siete convinti di questo, vi ricorderete di sicuro. Se invece siete convinti che voi non avete memoria, ma io cavolo tutta sta roba, chi se la ricorda? Non me la ricorderò mai. Te la leggi pure 10 volte con le tecniche mnemoniche e non te la ricordi. Sai perché ti accorgi che sei tu che stai facendo sta cosa? Perché magari te la ricordi fino a 5 minuti prima che ti interrogano. Quindi sei tu che sei morboso, che te la vai a dimenticare proprio quando ti serve. Ce l'avevi quel dato? Senza contare che poi sotto ipnosi caghi tutto, ti dici tutto. Sì, è una cosa così, a pagina 3, c'è un punto, ti ricordi tutto. Quindi pure ti sei portato i dati per niente e non li sai neanche dire. Quindi dipende moltissimo da quello che noi pensiamo della cosa. La cosa è quello che noi pensiamo della cosa. E questo vale anche per il nostro senso del sé, o quello che chiamo l'autoidea, cioè l'idea di noi stessi, che siamo noi stessi. In buona
abbastanza. Scusa, Eros, quando tu fai questo allenamento dentro il sogno e ti svegli, no? Dice, oh, sono in un sogno. Poi subito dopo ti svegli. Non è che dura molto. Se non ti alzi, cioè, mai cambi direttamente già dimensione, sei nel fisico nel momento in cui ti accorgi. Ma se tu ti svegli nel sogno e dici, cavolo, sto sognando, e ti tranquillo. Se ormai lo sai che se mi sarei svegliato, ecco, adesso mi sono svegliato. Che faccio? Niente. Guardo che succede. Non c'è bisogno che ti svegli. Di solito ti svegli, ma perché hai uno shock emotivo. E quindi cambi dimensione improvvisamente. Sì, e poi rientri, perché noi abbiamo proprio degli automatismi. Rientri in automatico. Succede qualcosa, rientri. Su, ping! Quello che definiscono come il cordone d'argento. Sì. O l'antacaran. Il cordone antacaran è una cosa che hanno definito i mistici così. L'hanno chiamato così loro, lo vedono loro. Cioè il veggente vede l'antacaran, che è una specie di mega cordone che si estende all'infinito, che collega il corpo astrale al corpo fisico. E sembra che abbia da un lato la capacità di trasmutare le fasi dimensionali, quindi per esempio nel caso degli impulsi nervosi, comprese anche le pulsioni notturne, cioè nel sogno erotico la persona sta vivendo una cosa in astrale e dicono che in realtà le vibrazioni corrono lungo la macchina, allora il tuo corpo fisico reagisce come se stesse vivendo quell'esperienza. Mi è riconosciuto che durante gli incubi le persone emettono ormoni e adrenaline o tutta una serie di sostanze. Si sveglia tutti sudati. Sì, come si è un cazzo di fatto, no? Quindi la fase 4 in Sardegna. La fase 4? Qual è? Quella fisica, quella vitale. Sì, la fase vitale. Lì, ecco, notate anche quando mi svegliano di colpo. Non è mai capitato che si sta sfasando. Da morire. No, tutto è successo. Cioè, come cazzo. Anche la sveglia. Non hai fatto interrompere in fase 4. Il fatto che quando la sonda... Ah sì, sei smarrito. Soprattutto quando gli altri non si deve cadere nel vuoto. E ci si sveglia di colpo. Sì, sì. O anche proprio quando ti sveglia di colpo qualcuno che... Sì, oh, guarda che... È bruttissimo, perché dove se ti senti rimescolato, sei fatto, sei pregatissimo. Questa tecnica può servire nel caso in cui c'è un sogno bellissimo, cioè aspetta, lo riprendo, quando ti svegli, cioè, mannaggia, aspetta, prova, niente, non ci rientri più. 3 minuti. 3 minuti che alla fine del filmato. Allora fermano e fanno ripartire. Perché ha un tempo suo dovuto allo spazio di memoria. Mi chiedevo